Infatti poi mi dimentico le cose. Mi sentite tutti? Sì. Quando vi dicevo che questo era stato un luogo di sopraffazione, di violenza, di soprusi, vi ricordo che qua cosa accadeva un po' di tempo fa, mica tanto poi lontano. Qua dentro, e abbiamo le deposizioni di testimoni coraggiosi che sono venuti in tribunale a raccontarlo, qua dentro gli appartenenti a questa organizzazione criminale sparavano a chi si ribellava. È venuto un testimone, un povero uomo, faceva il giardiniere, che è stato attinto con colpi di fucile alla testa, alla pancia, faceva vedere in tribunale i pallini ancora che aveva nella nuca. È successo qua. Qua in questi posti, posti bellissimi, le persone venivano fatte inginocchiare in segno di sottomissione. Questo era il rito per cui se una persona sgarrava o si rifiutava di pagare, veniva fatta inginocchiare e gli veniva puntata una pistola alla nuca. Sono venuti testimoni a raccontarlo, persone che avevano subito e persone che hanno visto tutte queste cose, e che poi alcuni dei componenti dell'organizzazione hanno iniziato a collaborare, hanno confessato, hanno raccontato queste cose. Voi pensate all'umiliazione di chi, oltre a dover perdere la casa, i propri beni, tutto quanto, è costretto a inginocchiarsi davanti a un uomo malvagio che gli punta la pistola e gli dice: chiedi perdono, chiedi scusa, assurge a Dio, a padrone della tua vita. C'erano, poi li avete visti venendo qua, magari qualcuno di voi ha buttato l'occhio, sulla sinistra c'erano tre gabbie, ci sono ancora tre cani, con dei nomi che fanno quasi paura: Diablo, Kira, poi Igor. Il terzo, Igor. Erano tenuti alla catena, erano Rottweiler, animali in realtà buoni, ma addestrati per essere cattivi, per fare paura, tenuti alla catena. Sono stati sequestrati anche loro, ma mica soppressi, ci mancherebbe altro. Sono stati rieducati e sono diventati, voi riderete, ma sono diventati buoni. Erano malvagi perché qualcuno li voleva così. Ecco, questo per dire che invece questa terra adesso è bonificata da tutti quelli che hanno contribuito, da voi prima di tutto, dalle organizzazioni, dai giovani che verranno a lavorare. E quindi questo, da luogo di terrore e di sopruso, è diventato e sta diventando, e lo è già, un luogo invece di felicità, di gioia, di capacità di credere nel futuro, di voglia di mettersi in gioco e di andare avanti. Ed è quello che facciamo oggi. Questo bellissimo ulivo che ha donato l'Associazione Nazionale Magistrati, la sottosezione di Pesaro, e che è infestato e che è dedicato a Carlo, è l'esempio. E io mi immagino che ce ne saranno poi tanti altri. Voglio che cresca un uliveto, sindaco? Come diceva Don Ciotti. Noi stessi, io stesso, speriamo poi. Speriamo poi di piantarli solo perché l'olivo è buono. Bravo, bravo, esattamente, solo per quello. Allora, chi è che deve adesso? Faccio io, tocca a lei. Guardate ragazzi, dicono sempre che i magistrati non fanno niente. Io quando ero piccolo facevo il...